Ciao amici, siamo qui al Palasport Bisterzo di Busto Arsizio, oggi 28 ottobre e domani 29 ottobre per l'internazionale di Taekwondo. Allora, questa giornata, cosa vogliamo dire di questa giornata? Prima ha speso due parole ai ragazzi ed è stato molto interessante sentire quello che ha detto. Vogliamo condividere il suo pensiero con i nostri amici? Sì, innanzitutto grazie di questa intervista perché ci consente di dare visibilità a questa meravigliosa associazione che si occupa quindi di Taekwondo. Il Taekwondo a Busto è una realtà molto molto importante perché si inserisce nella tradizione delle arti marziali bustocche che sono molto attive sul territorio, quindi è un ringraziamento a questa associazione che porta un po' di Europa oggi anche qui perché abbiamo una squadra greca, irlandese della Gran Bretagna, oltre a un sacco di amici italiani. Ci accingiamo a diventare Busto Città Europea dello Sport, siamo stati nominati l'anno scorso e l'anno prossimo quindi noi avremo una vetrina molto importante per la promozione sportiva e turistica della nostra città, quindi benvengano le manifestazioni di questa caratura come quella di oggi del Taekwondo Busto Arsizio e ci inseriamo in questa manifestazione anche per dare lustro a tutto lo sport cittadino. Perfetto, allora io adesso le devo fare assolutamente questa domanda: ha mai praticato arti marziali oppure questa disciplina? Mai, non ho mai praticato arti marziali, io provengo dal mondo del calcio, ho fatto l'arbitro di calcio per 13 anni e ora sono osservatore degli arbitri. Mi manca questa disciplina sportiva, è molto interessante. Un messaggio che vuole, insomma, donare ai suoi cittadini? Fate sport, non state in casa assolutamente, lo sport a Busto è molto presente, c'è una guida sul sito web del comune dove abbiamo indirizzi, nomi e cognomi delle attività sportive dove iscrivere i nostri bambini e ragazzi per fare sport, lo vediamo anche noi in tutte le nostre attività quotidiane. Lo sport salva la salute delle persone in via preliminare, questo è molto importante. Esatto, non solo quella fisica ma anche quella mentale. Noi facciamo un saluto, salutiamo tutti. Ciao a tutti. Ciao. E alla prossima. Grazie. Grazie. Diamo inizio alla gara. Continuano le nostre interviste, sono qui con un'autorità e andiamo a scoprire chi è. Salve, sono il Grand Master Luigi Signore, nono Dan, sono responsabile dell'UNITAM, l'organizzazione che oggi ospita questa manifestazione, e il responsabile europeo per il Somo Quan dell'Europa. Da quanti anni ricopre questo ruolo e come si arriva a ricoprire un ruolo così importante? In realtà ricopro questo ruolo da 5 anni, però sono stato arbitro mondiale. La mia ultima gara è stata al Madison Square Garden, una finale tra Corea e Cina, in diretta europea nazionale al momento. E sono 50 anni che pratico, poca roba insomma. Quindi un consiglio per chi vuole, insomma, un giorno diventare come lei? Il consiglio è praticare con passione, step by step, perché ci sono sempre degli inconvenienti, dei problemi, ma bisogna riuscire a superarli solo e soltanto con la passione. Io la ringrazio, vogliamo salutare i nostri amici insieme. Buona serata a tutti, vi aspettiamo in palestra. Grazie, ciao. Ci siamo con Gary Jones, presidente della Somo Quan Europa, presidente che arriva dall'Irlanda oggi a Busto Arsizio per appunto l'internazionale di Taekwondo. Ok, so first of all, welcome to Italy, welcome to Busto Arsizio. It's a pleasure to be here, thank you so much.
It's not the first time you come here in Busto City, not the first time you come here in Italy. So what's the difference that you see every time you come here? Which are the differences? In fairness, I feel at home. I have connections, family connections as well in Italy. So Italy is not an unfamiliar place for me. However, yes, there are many changes, and thank God for the COVID had gone out of the picture, and now we can lead our life as normal as we possibly can. Abbiamo scoperto che la presidente Gay Jones ha qualche parente in Italia, quindi dice che si trova come a casa tutte le volte, e ovviamente dopo il periodo di Covid torniamo finalmente a vivere le nostre vite in modo normale, quindi ogni volta che lui viene in Italia si trova come a casa. How proud are you to see all these young people to practice sport, to start at a very, very young age, start practicing sport? Personally, I have been a teacher for 34 years. I've been teaching myself. How many years? 34 years teaching. Wow. Teaching. So lots of experience comes along the way when you see people as young as 5 and 6 and 4 actually doing those emotions. Plus, I call them motions with emotions, because they are absorbing the spirit of the martial art. They will grow up to be very successful people with a lot of resolve and a lot of determination. And that's what our new generation really needs. Sì, ho chiesto quanto orgoglioso di vedere ragazzi così giovani, abbiamo visto anche bambini di 4-5 anni iniziare questo sport. Lui è stato insegnante per 44 anni, quindi ha visto tante generazioni crescere, è molto contento, aggiunge l'esperienza, ogni volta c'è sempre più esperienza che arriva dai ragazzi, esperienza che aumenta lui, e comunque i ragazzi stanno aumentando anche partendo molto giovani. Incominciano a capire come affrontare la vita, qualcosa che i giovani d'oggi in questo momento serve. So last question for you. So do you want to say some messages to the young people, to the people that are watching right now, you how to start this sport or whatever, how to start sport, just a message to the people that are watching you? The message is, when you're starting a sport like this, you are earning a skill and a martial art that will go on for your life. So this is not something that you would do for a few years. This is a way of life. And we have experienced this ourselves, and we know that the next generation will be enjoying the fact that they have joined our classes and will take pride into this in the future. Il messaggio che vogliamo dare alle persone che si stanno avvicinando a questo sport è che non praticherete sport, non farete arti marziali solo per 4-5 anni, un anno, due anni, ma è qualcosa che acquisirete come valore personale, che quindi vi rimarrà per tutta la vita. Ok, it was a pleasure to meet you Thank here you so again much. And for the interview. Thank you so much. It's such a pleasure to be here again. Thank you very much. Thank you.